Salve ragazzuoli! E oggi faccio tanti video. Comunque, sto cacciolate a parte. Ragazzi, oggi vi darò un consiglio molto ma molto ma molto bello, che potete comunque fare facilmente con una spesa comunque molto ma molto piccola. Cosa dovete fare? Per gustarvi le stupende fattezze del marino, sì, cacchio, Escobar parla in un modo aulico, eh sì, legge funziona, serve a qualcosa oltre che la disoccupazione, poi, eh sì. Comunque, per godervi le bellezze del marino, le stupefacenti, comunque, illuminazioni, eccetera, eccetera, vi consiglio, vi do un gran consiglio. Se non volete spendere tantissimo, che dovete fare? Un piccolo marino per godervelo, se poi comunque non vogliate averne uno più grande per avere il pesce pagliaccio, i coralli molli, i coralli duri, eccetera, eccetera. Io vi dico come prima esperienza di farvi un piccolo marino, perché un piccolo marino può sembrare facile, ma non lo è. Per il semplice motivo che non c'entra un cacchio dentro, cioè non ci potete mettere tutti gli attrezzi che ci sono praticamente nell'acquario marino grande. Diciamo più leggermente più grande, perché a me è proprio un minuscolo, cioè 30 litri. Vedrete che comunque in 30 litri 10 litri di rocce è veramente, diciamo, una grande fatica. Vi dico praticamente di comprarvi, che ne so, un 20 litri, ecco, comunque a disposizione ce li potrete avere tutti i 20 litri, con illuminazione LED ovviamente, oppure se praticamente se volete prendetevi una vasca aperta, seguitevi l'istruzione che vi ho dato per farvi una plafoniera LED, perché comunque quella che ho funziona, perché si stanno crescendo i coralli all'interno, una gran ficata. Che fate? Prendete una vasca di vetro da 20 litri, ci prendete dai 5 kg, facciamo no, 5 kg no, magari 3 kg, prendete 3 kg di rocce, perché un chilo per ogni 5 litri, prendete 4 kg di rocce marine, ok? Da negozi praticamente devono essere belle rosse o viola, arancioni, cioè devono essere proprio piene di incrostazioni, quelle a livello di coralli, eccetera, eccetera, cioè devono essere proprio ricoperte. Poi fate praticamente la vostra vaschetta, la riempite comunque con queste rocce vive, con acqua ovviamente, con l'acqua osmosi miscelata praticamente al sale che andate a comprare. Io uso il Salem, il gatto di Sabrina, vita da streghe. Fico quel coso, me lo vedevo sempre. Comunque, queste cose a parte, comprate comunque del sale buono, uso quello della Seachem, però c'è anche Instant Ocean, se non mi sbaglio si chiama così, che è il migliore, a parere il mio. Seguite comunque le istruzioni, ci mettete un termostato, un filtro all'interno, perché comunque lo skimmer non c'entrerebbe, quindi inseriteci un bel filtro biologico meccanico, che poi non dovrete toccare ovviamente nessuna manutenzione, a parte praticamente se si incastra la pompa puoi sostituirla, eccetera, eccetera. Avviate tutto, vi costruite una bella plafoniera, luci blu, luci bianche, poi comunque c'ho i vecchi miei video, andateveli a vedere, cacchio, cioè, c'è tanti video, vedeteveli tutti, cioè non è che vi dico tanto, il vostro Escobar lavora, datevi una soddisfazione e andateveli a vedere, almeno così, che ne so, imparate anche voi qualcosina, perché la plafoniera fatta da me, oddio, cioè dà un sacco di soddisfazioni, Comunque ragazzi, fate questo e vedete comunque lo sviluppo comunque delle rocce vive in questo periodo. Vi dico che uscirà di tutto là dentro, cioè è stupendo. A parte il fatto che dovrete comunque pulire il fondo sotto le rocce, perché si depositerà uno schifo. Io lo faccio tipo una volta ogni 2 mesi questa cosa qua. Poi per il resto cambio settimanalmente l'acqua, cambio tipo 4-5 litri. Così praticamente vi fate la prima esperienza col marino, vi approcciate a questo mondo, imparate qualcosa e un domani se volete fare una vasca più grande saprete come fare. Ovviamente così vi indirizzate anche verso le spese, capite che piccolo costa tot e grande potrebbe costare tot, la geggeria che ci vuole all'interno e anche il tipo di pesciotto che potete fare, che potete tenere, eccetera, eccetera. Comunque vi do questo consiglio, anche perché poi capite il tipo di sale che è più adatto a voi, il tipo di illuminazione che potete creare, il tipo di illuminazione che potete permettere, perché non potendo permettermi delle comunque plafoniere che costano quanto un mio rene, perché dovrei vendermi un rene o un polmone per comprarmi un impianto di illuminazione decente, per il fatto che costano, ho visto quelli, diciamo quelli più streusi costano sui, dico per vasche grandi,
sugli 800-900 euro, quindi comunque io cerco sempre di crearmeli da me, perché la spesa è molto meno inferiore, cioè massimo viene a costare 50-60 euro per un acquario comunque grande, e lo faccio io, cioè io comunque definisco manutenzione verso l'alimentatore, le luci, controllo sempre tutto, cosa che dovete fare anche voi. Comunque, fatto questo, voi imparerete tante di quelle cose che potrete mettere a fuoco e praticamente potrete mettere diciamo in pratica un domani per avere un acquario marino molto più bello e senza avere perdite iniziali, perché facendo così voi imparate tantissimo. Ragazzi, io vi do questo grande consiglio, vi dico di sfruttare questa esperienza come io la sto sfruttando per avere proprio un domani, a parte già le docce vive, perché già le avrete comunque già spurgate, già abituate comunque all'acqua che utilizzate, eccetera eccetera, ma potrete anche allestire comunque un acquario con i controfiocchi comunque, che vi darà tante soddisfazioni. Ragazzi, io vi do un gran saluto, sì, vi dico di iscrivervi, di commentare, di mettermi un like, di cliccare sulle pubblicità che usciranno qui sotto, lì sopra, a destra, a sinistra, giù, non lo so dove possono mai uscire. Ovviamente sul PC ne escono molto di più, perché sul cellulare ne escono molto di meno, non so perché. Comunque vi dico di fare tutto ciò, di divertirvi durante le vacanze, di non studiare moltissimo, o meno se volete studiare non vi uccidete, perché comunque, cribbio, siamo in vacanza! Per l'amor di Odino e Zeus in mutande. Divertitevi. Non vi mettete appresso i libri tutta l'estate. Rilassatevi, godetevela. Fate quello che più vi piace. E se avete fatto l'esame di Stato quest'anno, vi do un grande augurio. E vi dico comunque di godervi i risultati, negativi o positivi che siano. Siamo sempre in estate, raga. Trovatevi una compagna, un compagno, quello che volete, perché ormai comunque è libertà sessuale dappertutto e non sono contrario, divertitevi. Mi raccomando di usare i condom, per chi l'avesse capito lo capisca. Mi raccomando di non ubriacarvi e non guidare, non mettervi alla guida dopo che avete comunque bevuto. Mi raccomando di trattare con rispetto le donne, perché praticamente le donne sono... diciamo il perno di questa società, perché senza di esse non andremmo avanti né uomini, e lo dico seriamente sì, in tutti i sensi. Poi vi dico praticamente di non fare troppo tardi, perché poi la mattina, se no come fate ad andare al mare, vi divertite, oppure come fate a svegliarvi per giocare con la PS e con altre cose. E che altro, ragazzi, grazie per tutti gli iscritti che si stanno comunque approcciando a questo canale, grazie per l'enorme interesse che mi state dimostrando, grazie per tutti coloro che mi sostengono giornalmente, anche perché vedo che ci sono persone che amano quello che faccio e che praticamente danno di tutto per chiedere quel piccolo consiglio, per salutarmi. Anzi, saluto tutti coloro praticamente che mi hanno chiesto di salutarmi, di farsi salutare, e vai con la dislessia, portami via, perché comunque io non mi ricordo chi me l'ha chiesto, ma comunque qualcuno me l'ha chiesto. Comunque ciao tu, lo sai che sei tu, ti saluto, anche per chi non me l'avesse chiesto, saluto anch'esso, ciao. Vi do praticamente un augurio di buone vacanze, divertitevi con criterio, non guidate se siete ubriachi e mi raccomando di usare sempre protezione. Ciao ragazzi!